Siamo alla vigilia dell'inizio della stagione turistica. Cosa vi aspettate per quest'anno? Questo è sempre un piccolo punto interrogativo. Certamente adesso fermano i preparativi perché Pasqua è imminente e penso che più di noi apriranno per l'occasione. Diciamo, facendo una proiezione dalle prenotazioni che ci sono state sia per gli hotel, sarà una stagione molto buona, positiva. Abbiamo anche quest'anno i fine settimana, i ponti che praticamente capitano bene e questo fa ben sperare. Il problema degli operatori balneari a Ischia è quello delle spiagge, sempre meno spiagge, sempre più erose del mare. Si parla però adesso di un piano per il ripascimento. Siete fiduciosi? Assolutamente sì. Finalmente, dopo tantissimi anni di cui se ne è parlato, perché il problema è ormai decennale, si è arrivati a un punto molto avanzato della discussione. Siamo chiaramente anche forti dell'esperienza. Chi la trova negativa, io la trovo invece positiva dei Maronti, che negli anni comunque ha creato, una buona quantità di spiaggia, è rimasta almeno, e io sono molto fiducioso. Le scogliere molti sono un po' scettici. Sì, la scogliera sembra un impatto visivo un po' diciamo scioccante. Avendo un panorama così bello libero davanti agli occhi, chiaramente creare dei tratti di rocce potrebbe essere antipatico. Diciamo che purtroppo è un bicchiere da bere, oppure si possono fare dei sistemi con quelli che si chiamano soffolte, ma in effetti sarebbero delle scogliere a pelo d'acqua. Diciamo che sono necessarie, fanno parte del progetto. Un'altra problematica che affligge gli operatori balneari è questa benedetta Bolkestein, concessioni sì, concessioni rinnovate, concessioni. Qual è la situazione oggi e quali sono le vostre maggiori preoccupazioni? Questo forse è il problema di tutti i problemi, la madre di tutti i problemi, la Bolkestein che mette praticamente in forse e dà grossa incertezza a tutto il comparto turistico balneare e non solo, perché oltre alle 30.000 aziende che sono presenti in Italia, c'è tutto un indotto di lavoro che comporta veramente centinaia di migliaia di persone in cui lavorano. La Bolkestein è un grosso punto interrogativo, dicevo, di fatto ha bloccato gli investimenti già da qualche anno, perché nell'incertezza dei rinnovi chiaramente questo ha fatto sì che tutto rimanesse in stand-by aspettando una risposta. Il discorso è molto avanzato. Il problema è che facciamo un passo avanti e ne facciamo uno e mezzo indietro, perché si presenta sempre il solito politico che fa delle sparate, delle uscite poco piacevoli. Le associazioni chiaramente sono abbastanza compatte, ma il discorso è da poi riportare sempre all'Europa e non lo so, è ancora da vedere.